Bonifica di Bussi ancora tra molte incertezze, questa volta a sollevare dubbi e preoccupazioni, è Sinistra Italiana che chiede chiarimenti su responsabilità del comune di Bussi dopo la notizia della volontà del comune di acquisire l'intera area. Il 2 maggio scorso si è chiuso un accordo di programma tra la Solvè, il comune di Bussi, la regione Abruzzo e il ministero, in cui si vincola la bonifica e il percorso di riqualificazione dell'area al passaggio delle aree dalla Solvè al comune di Bussi, senza passare come si è sempre fatto, perché in 50 siti di interesse nazionale si è sempre fatta un'altra procedura, che è quella da privato a privato con il controllo del pubblico, che è la procedura che garantisce la sicurezza della bonifica. Oggi, di colpo, stranamente, la Regione Abruzzo e il Ministero avallano un passaggio delle aree al comune al prezzo simbolico di un euro, senza nessuna reale garanzia da parte degli industriali che dovrebbero subentrare, che a oggi sono solo sulla carta. Quindi vogliamo capire i motivi e per questo appunto abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero per capire come mai avalli una situazione del genere. Qual è il rischio? Si è sempre svolto così, che un privato che inquina va a concordare con il pubblico la bonifica dell'area con un passaggio di controllo da parte del pubblico e l'area, se il privato decide di smobilitare per dare garanzie che rimanga il processo di bonifica in atto, si passa a un altro privato senza passare tramite il pubblico, quindi il passaggio da privato a privato garantisce che chi subentra si carica oneri e onori, quindi investimento sicuro per industrializzare l'area e soprattutto la certezza che si continui a bonificare. Ecco, noi oggi queste garanzie non le abbiamo con un passaggio di questo tipo.